Oggi parleremo di questa casa notable arredata e più principalmente la Wright Home si chiama, situata in River Spire, angolo sud-est. Allora, questa casa ha un'estrema particolarità che è dovuta al fatto, come possiamo vedere, che rappresenta come struttura una struttura di torture prevalentemente gotica, molto abbinata ai Daedra. È la casa tipica che ricompare in Vault of Madness, nel Dungeon Vault of Madness, ed è molto bella come struttura degli spazi. Notare i particolari dei Daedra. La cosa importante è che questa casa, come dicevo, essendo fedele al modello di Vault of Madness, si apre sull'atrio principale in cui si affronterà il mostro finale, che è il Madness, molto particolare perché qui, invece che esserci, c'è esattamente la piazza circolare in cui si affronta il boss, le vetrate sono le stesse e qui ricompare delle bare. E la porta finale, che è chiaramente murata perché è una casa e non è il dungeon. Altri particolari di questa casa sono che si sviluppa su varie aree, una bassa a sinistra, che riconduce alla sala principale del boss, come si è visto in Vault of Madness. Cosa importante è che qui la parte bassa non è distrutta e il pilastro centrale non è distrutto, ma è interamente intatto come doveva essere un tempo. Altre particolarità di questa casa sono i portali daedrici che ha all'interno, più precisamente ha un portale sulla destra e uno sulla sinistra. Andiamo a vedere venendo il portale sulla sinistra. È un portale che porta al balcone, come possiamo vedere, da cui si domina tutto, un bancone sopraelevato, fatto con un'arcata daedrica, da cui si domina la struttura del castello daedrico. Andiamo a vedere adesso il particolare del portale di destra. Andiamo a vedere il portale di destra. E presenta anche qui, oltre alla sala pranzo, un portale daedrico praticamente che porta un'altra sopraelevata superiore. Perfetto. Come possiamo vedere, tutta questa casa riconduce agli stereotipi dei principi daedrici. Prevalentemente io sono un arredatore, premetto, di case, un furnisher che non apprezza fondamentalmente lo stile daedrico tetro. Vedere i particolari delle colonne con i teschi umani e le gabbie per i prigionieri e gli scheletri impalati su lampadari. Vediamo anche a proposito di questi scheletri impalati sui lampadari, la caratteristica che sotto, ispirandosi al modello Daedra, sorga il tavolo da pranzo, sempre stile tutto daedrico, con le particolarità delle due sedie principali di Alinor. Bene, cosa dire di più? Questa casa viene consigliata prevalentemente, come ho detto, agli amanti di questo stile prevalentemente daedrico. Non è una casa che per me diciamo è da apprezzare per lo stile di arredamento che ho, molto naturalistico, però è una casa che ha il suo fascino e soprattutto che ti ricorda Vault of Madness prevalentemente, come doveva essere Vault of Madness all'inizio, prima dell'avvento del boss.
come doveva essere, molto silenziosa, molto tetra e cupa e con stili gotici, tutta da arredare sui suoi ampi spazi e da non lasciare nulla al caso. A differenza delle altre case furnished che abbiamo visto, questa presenta molti spazi di arredo, oltre che gli altari, come dicevo. Bene, spero che vi sia piaciuta la descrizione. Completiamo la visita di questa casa. Ve la consiglio per gli amanti dello stile gotico d'arredamento e per soprattutto gli amanti, come dicevo, del Dungeon Vault of Madness. Per ora è tutto, vi ringrazio. Alla prossima.